vedo alcune domande del tipo se c'è il 4K sul mercato. Sì, il 4K sul mercato c'è, ma non per videoproiettori di questa fascia di prezzo. Bisogna andare su proiettori decisamente di costi e di caratteristiche molto più elevate. In realtà Epson non ha un 4K vero, si chiama 4K Enhanced, quindi non possiamo dire di avere proprio 4K, ma è qualcosa che si avvicina molto. Però, soprattutto per le facce dei prodotti che voi vedete, effettivamente non si vede. L'MHL quindi non è compatibile col mondo Apple? No. Rispondo a un'altra domanda, no, come vi ho indicato è bene essere precisi, perché altrimenti le persone pensano di acquistare un proiettore e collegarlo con un cavo al proprio Apple, ma non si può fare. È bene anche dire che ci sono ormai in giro, trovate molti mini PC, magari mini PC Android, che si possono collegare in HDMI direttamente al videoproiettore. La maggior parte di questi sistemi sono anche wireless e attraverso questi sistemi poi si può collegare anche un sistema Apple. Però diciamo il videoproiettore da solo di suo, anche se MHL, non può farlo. Sul wifi integrato, allora sul TV 5350 il wifi è effettivamente integrato e quindi non c'è bisogno di niente. Tutti gli altri invece, il TV 5300 non può essere wireless, mentre quelli business tutti hanno l'opportunità di diventare wireless comprando però una chiavetta a parte. Quindi bisogna comprare una chiavetta USB, lo si mette nella connessione USB del videoproiettore e quindi da quel momento diventa wireless. Un'altra domanda è a che distanza mettere il proiettore. Dipende molto da quanto grande vogliono lo schermo. Tendenzialmente è bene avere almeno 2,5 metri a disposizione per vederlo in grande. Comunque diremmo che per uno schermo di 100 pollici bisogna mettersi intorno ai 2 metri, 2 metri e mezzo. I top di gamma hanno la tecnologia 3D, sì, tutti i nostri proiettori per l'home cinema, quindi quelli che iniziano con EH, hanno tutti il 3D integrato, per cui non avete bisogno di ricordarvi insomma quali sono i modelli che hanno il 3D. Una domanda sulla lampada, la lampada può essere cambiata? Sì, può essere cambiata, la si può acquistare direttamente dal sito o normalmente anche i punti vendita hanno la possibilità di richiedere le lampade, tendenzialmente si può fare a livello utente, per cui non c'è bisogno di andare da qualche altra parte, chi fosse meno sicuro può sempre andare in un centro assistenza Epson e quindi ovviamente qui dovrà pagare per il servizio che gli offrono, però ormai la sostituzione della lampada è veramente veramente facile. Di quanti bit è il pannello LCD? Il pannello LCD non è a bit, nel senso che sono una serie di pixel. Normalmente il videoproiettore prende quello che tu visualizzi sullo schermo e lo proietta. Non è una questione di bit e di profondità perché non è ottenuto in questo modo il colore, ma come hai visto è ottenuto attraverso questi LCD che si chiudono e si aprono, per cui la risoluzione e la profondità dei colori è dato dall'LCD e non, quindi non è il bit di per sé. Quanto può costare una lampada? Ormai una lampada per i videoproiettori costa intorno ai 70-80 euro per questi tipologie di proiettori. Questo significa che dopo 10.000 ore in realtà bisognerebbe sostituire e spendere 80 euro. Su questa cosa vorrei però farvi capire una cosa. Quando si dice durata della lampada, non si intende che dopo 10.000 ore la lampada smette di funzionare. Semplicemente, tendenzialmente, dopo 10.000 ore la sua potenza, quindi la sua capacità luminosa, si è ridotto fino al 60%. Quindi, secondo Epson, non è più in grado di lavorare come dovrebbe, quindi la luminosità, il colore, i contrasti non sono più come dovrebbero essere o come noi dichiariamo nelle nostre brochure e quindi indichiamo questa come vita utile. Quindi in realtà potrebbe durare anche molto di più delle 10.000 ore. Però insomma è bene che chi vuole seguire le nostre indicazioni dopo 10.000 ore tendenzialmente siamo intorno ai 70-80 euro come costi. Per quanto riguarda il LED, allora devi sempre considerare che il LED ha una potenza luminosa decisamente inferiore alla lampada. Quindi normalmente si raggiungono luminosità decisamente inferiori. Ma quello che importa non è tanto se è LED o se è a lampada, quello che importa è che la tecnologia che c'è dentro è o LCD o DLP. Non esiste una tecnologia LED. La tecnologia LED significa che come sorgente luminosa
invece della lampada utilizzano il LED. Il vantaggio è che non c'è la lampada da sostituire, però lo svantaggio è che la luminosità è molto più bassa. Se ora voi considerate un LED poco luminoso sul bianco, figuratevi cosa vi può dare quando lo vedete a colori, quando andiamo sulla luminosità del colore. Per cui quello che dovete dire è semplicemente che noi non facciamo LED perché semplicemente è una tecnologia che dà poco effettivamente sulle caratteristiche del videoproiettore e quindi non conviene comunque puntare sulla tecnologia. Come vi ho detto, 10.000 ore sono tante, effettivamente vuol dire oltre 6-7 anni se lo vediamo un paio di ore al giorno, 2-3 ore al giorno. Adesso non ho fatto bene i calcoli, ma potete farlo semplicemente voi. Questo cosa significa? Che dopo 5-6-7 anni normalmente uno è tentato anche di cambiare il videoproiettore invece di cambiare la lampada. E quindi questa è un po', diciamo, un'idea marketing che con LED si risparmia, ma in realtà si prendono solo prodotti, diciamo, qualitativamente inferiori.